Che lo sport faccia bene ai bambini è noto, oltre che confermato da tanti studi scientifici e risaputo da tutti i genitori. Lo sport li aiuta a socializzare, trasmette loro valori importanti della vita, come la lealtà e l'amicizia, ed è una forma di svago e di divertimento che accresce il loro benessere. Favorisce anche un corretto funzionamento del metabolismo per mantenersi in forma, evitando il sovrappeso. Ma cosa dovrebbero mangiare i bambini prima e dopo un qualsiasi allenamento? Ne hanno discusso nel corso di un incontro svolto sia ad Andria, organizzato dall'associazione sportiva Victor Andria. A relazionale il dottor Sabino Napolitano, specialista in pediatria. Ovviamente l'alimentazione cambia a seconda dell'intervallo di tempo che ci dovrà essere tra un pasto e l'eventuale gara o allenamento. Per cui se per esempio l'intervallo di tempo è un intervallo estremamente limitato, quale per esempio un'ora di tempo, in questo caso il bambino deve cercare di introdurre semplicemente un po' di carboidrati per avere in un lasso di tempo breve quella che è l'energia fondamentale per l'attività muscolare, quindi la glicemia. Se l'intervallo di tempo è più ampio, quindi parliamo di 2 o 3 ore di tempo, si può consigliare per esempio un pasto unico, ad esempio pasta o riso con un sugo di carne o pasta con parmigiano e una frutta, in maniera tale da dare proprio tempo al piccolo di poter digerire e nello stesso tempo di poter utilizzare quel glucosio che è utile per l'attività muscolare. Ovviamente il tempo cambia a seconda dell'intervallo, per cui se per esempio il piccolo deve fare un'attività, una gara o un allenamento in serata, ovviamente può fare un pasto completo all'ora di pranzo, nel pomeriggio può fare una merenda e quindi poi la sera può svolgere con estrema tranquillità quella che è la sua attività sportiva. Sport, alimentazione, ma anche scuola e famiglia. L'associazione Victor ormai sta progredendo e ha deciso di creare proprio degli stage formativi per i genitori, quindi indirizzati alla formazione non solo dei ragazzi ma anche dei genitori, affinché si crei una coesione nei rapporti scuola-famiglia e soprattutto con il coinvolgimento dei genitori, appunto per favorire l'integrazione dei ragazzi all'interno e all'esterno anche della scuola, che comunque riveste un ruolo principale assieme allo sport.